L'incendio di martedì nella Green Refinery di Eni è sotto verifica da parte dei PM della Procura I magistrati hanno avviato un'indagine, attivato una serie di accertamenti all'interno del sito produttivo di Contrada Piana del Signore L'area dell'incendio è stata sequestrata anche per consentire il rilievo e le attività tecniche sull'impianto Ecofining Sono soprattutto i militari della Capitaneria di Porto che stanno svolgendo le attività delegate dai PM della Procura coordinati dal Procuratore Capo Fernando Asaro L'incendio e il fumo che si è sprigionato sono stati ben visibili anche a distanza da Eni hanno fatto subito sapere che non ci sono state conseguenze alle persone nei impatti ambientali. Le fiamme si sono sviluppate proprio all'ecofining, da quanto emerso già nelle ore successive. È probabile che l'incendio sia partito da uno dei forni dell'Isola 8. L'azienda è pronta a dare la massima collaborazione ai PM e a chi sta conducendo le prime attività investigative. Secondo fonti del gruppo non ci sarebbero stati effetti sul piano ambientale, soprattutto perché sono stati attivati i sistemi di sicurezza previsti. Ora si attende che controlli e sopralluoghi degli inquirenti vengano spletati. Per l'azienda è importante riprendere la produzione dei biocarburanti che sono il target della Green Refinery anche nell'ottica dei processi lavorativi a garanzia dell'occupazione. I sindacati a loro volta hanno chiesto di essere messi al corrente anche per risalire alle cause dell'incendio di martedì. Sicuramente serviranno delle verifiche tecniche e probabilmente anche nella fase di indagine ci saranno accertamenti da parte di consulenti e periti.